Ciao a tutti amici e benvenuti a quello che sarà il mio quinto episodio su One Piece World Seeker. Allora, nello scorso episodio siamo giunti a Steel City e abbiamo appreso da dei cittadini, ovviamente da questa qui, che il direttore carcerario, cioè quello che abbiamo visto all'inizio del primo episodio, è qui a Steel City, al porto più precisamente. Ora andremo verso il porto e vediamo cosa succederà. Però prima vi invito a lasciare un bel like all'episodio per continuare a sostenere la serie. E in più, se non siete ancora iscritti, vi invito ad iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. E ovviamente di commentare e farmi sapere cosa ne pensate del gioco. A me, devo ammettere che mi sta piacendo e prendendo anche, perché non sempre le due cose vanno a passeggio. Però, sì, ho trovato un fiorellino. Una cosa che era stata richiesta da uno per una missione secondaria. Comunque, vabbè, andremo, vedremo. Dov'è sto porto? Ah, di là. Stiamo volando! Ah, ho sbloccato anche un achievement. Bene, bene. Isaac-san ga irasshatta zo. Isaac? Oh, Isaac-san da. Ah! Aitsu! Kuchū kangoku no. Chotto anta, nani suru tsumori dai? Oi! Fuori dei piedi, nonnina. Ho qualche domanda da fare a quel tipo. Tu lo conosci? È l'ufficiale di grado più elevato della marina locale. Se lo incontri potrebbe accadere qualsiasi cosa. Ti prego, non voglio che qualcuno ci rimetta la vita. D'accordo allora, aspetterò che tu te ne sia andata. Quindi non hai intenzione di cambiare idea? Non sei di queste parti, vero? Altrimenti non ti sogneresti di opporti alla marina. La situazione è delicata al momento. Le tasse sono esorbitanti, gli isolani sono costretti a costruire quelle prigioni. Allora perché continuate a seguire la marina? Perché quantomeno siamo al sicuro. Ci proteggono dalle scorribande dei pirati e la prigione non mi dispiace in fondo. Cosa? Va bene. Dove altro li rinchiuderesti? Inoltre ci pagano profumatamente per il nostro contributo ai lavori di costruzione. La presenza di Marine sull'isola è anche uno stimolo per gli affari delle botteghe che sorgono vicino a basi e prigioni, ragazzi. Da un punto di vista economico sono solo vantaggi. Sul serio? Oltretutto Isaac è il figlio dell'ex leader dell'isola. È sempre stato un giovane brillante, si è arruolato in marina dopo la morte della madre, ma è tornato dopo essere stato promosso a direttore dell'isola. Sì, sono tutte rose e fiori, ma certamente Isaac ha i suoi buoni motivi per comportarsi in questo modo. Inoltre pare che abbia catturato la ciurma di cappello di paglia. Davvero? E dove sono stati rinchiusi? Non saprei dirti di preciso, perché non chiedi a Jill? E chi è? Jill conosce praticamente tutto di tutti e in genere puoi trovarla nella piazza della città. Capito, grazie nonnina. Allora, capitolo 4. Ok, ora cominciamo il capitolo 5, Donna sospetta. Incontra Jill nella piazza della città, di Steel City, va bene. No! Questa è la piazza? Sì, eccola qua. E c'è anche la nostra Jane, immagino. Ah, ciao Ruffy. Hai scoperto nulla sulla tua ciurma? No, per questo sono venuto a cercare questa Jill. Jill informata. Ce l'hai di fronte. Ruffy cappello di paglia, o Raffy cappello di paglia, come caspita volete. Ho visto te e la tua ciurma sui giornali e sulle locandine dei ricercati. Sei il capitano dei pirati di cappello di paglia di cui tutti parlano. Ah, quindi mi conosci? Certo, conosco la tua ciurma. I Marine hanno segnalato una donna che si aggirava con atteggiamento sospetto intorno alla base navale.
Una bella ragazza di capelli arancio, dicono. Deve essere la ragazza della vostra ciurma, Nami la gatta ladra, se non sbaglio. Nami? Credo sul... sì. Credi sul serio che si tratti di un membro della ciurma di Rafigil? Non potrebbe essere la stessa persona che ha scatenato la rivolta dell'altro giorno? Qui c'è stata una rivolta. Questa città è stata scossa da una violenta rivolta armata. Sin dall'avvento della Marina 12 anni fa l'isola si è divisa tra sostenitori e oppositori. I pro Marina la supportano, gli anti Marina la osteggiano, di solito, va bene. Gira voce che la rivolta sia stata fomentata da un gruppo anti Marina. Ma non è giusto liquidare tutto con un giudizio affrettato. Per quanto mi riguarda sono convinta che il vero colpevole stia tentando di incastrarli. Capisco il bisogno di difenderli, Jane. D'altronde sei proprio tu la leader della fazione antimarina. Quando è successo ci eravamo radunati solo per discutere. È diventata una vera rivolta solo quando qualcuno ha sparato un colpo. Qualcuno. Hai sospetti su chi possa essere stato? Non è ancora chiaro chi abbia premuto il grilletto, nonostante il fatto che siano stati effettuati numerosi arresti. Per questo sto ancora indagando sulla faccenda e sono convinta di essere molto vicina a scoprire la verità. Essere pro marina o anti marina non c'entra con le mie indagini. Voglio fidarmi di tutti gli abitanti dell'isola. Sempre alle prese con le indagini? Ok, se scoprirò qualcosa sulla donna dall'aria sospetta in città te lo farò sapere, Rufy. Beh, se scopri qualcosa su chi ha sparato sulla rivolta, tienimi aggiornata. Bene. Perché non vai alla base navale? Potresti carpire qualcosa dei marini in zona. Ottimo consiglio, grazie. Mamma mia, mi serve la bombola di ossigeno per quando ho finito. Allora. No, l'ha presa male. È molto male se cadi in acqua. Porca. Oh, bon. Ah, bon. Ci arrivi, Phil. Oh, perla. Beh, non ci arriva fin là. Porca miseria. Ah, il ponte è qua. Che fortuna. Ciao, nonna. E mi schianto? Ok. Oh, mi hanno già localizzato, non ci posso credere. Oh, l'ora? Ah, l'hai colpito alla fine. Questi menano. Oh, cos'era? Ma che è? Oh, ma quindi? Via. Devo cambiare continuamente da una modalità all'altra. Alla faccia del caspite. Ci posso credere, mi hanno ucciso. No. E adesso? Ah, ok, ha ripreso da qui dalla piazza. Sì, però cavolo, quello con quel cannone là toglieva un casino di vita. Allora, no, qua. Qua, amici, vediamo cosa posso fare. Karma pirata, ancora niente. Abilità. Potrei potenziare. Incremento attualmente i PV massimi. Incrementa la velocità di recupero dei PV. Che non sarebbe affatto male.
Resistenza a colpi a distanza. Riduci i danni a distanza subiti in modalità osservazione. Quello se... Ok, mettiamo questo. E vediamo fin dove arriviamo, amici. Che caspita, mi dà un fastidio che mi abbiano ucciso così. Sì, ma porca miseria, sono da questa parte del ponte. Ah, boom. Ok. Volevi? No, ma porca miseriaccia, mi hanno visto. Sì, ma averlo saputo prima che bastava arrivare fin qua non mi facevo uccidere, va bene. Ha rubato una lista dei prigionieri e delle corazzate in partenza. E anche un rapporto sui recenti disordini, accidenti, dove si sarà cacciata. È stata avvistata mentre si dirigeva a ovest. Hanno segnalato una donna nei capelli color arancio. Deve trattarsi di lei. A ovest, allora si è addentrata nei bassi fondi. Purtroppo è territorio degli antimarina. Non sarà per nulla semplice trovarla. In ogni caso, dividiamoci e cerchiamola. Presto. Una donna con capelli arancio. Deve essere Nami. A quanto pare si diretta verso i bassi fondi. Farei meglio a controllare. Allora, amici. Io direi che per questo episodio possa bastare qui. Nel prossimo andremo a cercare Nami. Sì, andiamo a cercare Nami. Vediamo di fare qualche missione secondaria. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, ricordatevi di lasciare un bel like all'episodio per continuare a sostenere la serie. Vi invito inoltre ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi e a commentare per farmi sapere cosa ne pensate di questo fantastico gioco che a me, di come ho detto prima, mi sta prendendo un casino. Allora, grazie ancora e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao e grazie amici.